Anche la Croce Rossa Italiana di Ferrara presenta appunto la giornata di ringraziamento, appunto raccontiamo la vostra presenza, il vostro contributo e anche l'avvicinamento di un evento che vi riguarderà da vicino. Certo, sì, ringrazio Coldiretti perché ci dà questa opportunità di stare sempre in mezzo alla gente come Croce Rossa fa da sempre. Veniamo da un weekend di ottobre dove abbiamo fatto campagna di prevenzione cardiovascolare che nonostante il clima è stato un bel successo. E con queste giornate di ringraziamento noi vogliamo soprattutto illustrare la salute del cibo, parlare della piramide alimentare, ci rivolgeremo soprattutto ai giovani, ai bambini, perché abbiamo un efficientissimo gruppo di giovani che da tempo porta fuori dal comitato queste tematiche. E vogliamo con questa partecipazione, come dicevo prima, essere sempre più presenti in città. E il 16 di novembre alla Sala Estense al mattino, poi inizio alle 9, ci sarà un convegno dove vorremmo proprio parlare del Comitato di Ferrara, sia dal punto di vista storico, sia sull'attualità, su quello che facciamo ecco, per la città. Anche FIAB presente alle giornate di ringraziamento, poco fa in conferenza si è parlato del chilometro zero che insomma più che mai premia i ciclisti. Certo, il chilometro zero per noi in realtà è un chilometro ciclabile, cioè prodotti di alta qualità, di ottima fattura, che sono a distanze percorribili in bicicletta. Quindi noi possiamo andare dai produttori della zona con la nostra bici a prendere quello che hanno, dalle zucche a tutti i prodotti di stagione, oppure andare a un mercato di via Montebello e del Grisù, dove veramente con due pedalate si riesce e si porta poco, non si fanno delle grandi spese, perché una cosa importante è avere sempre i prodotti di qualità ma freschi, non che stanno 20 giorni in frigorifero. Quindi questo è assolutamente sostenibile. Il tema della sostenibilità è un tema importante, perché la parola sostenibilità è una parola abusata e purtroppo è una parola dove si usa molto spesso in teoria ma non si mette mai in pratica. La crisi climatica di questi giorni è una palese sottolineatura che non si tratta di eventi eccezionali, cioè un evento oramai normale, bisogna farci i conti, bisogna cominciare da noi stessi, utilizzare meno la macchina, più la bicicletta e capire che il periodo è cambiato e bisogna adattarsi a questo periodo. Per cui tutto a chilometri ciclabili. Anche AIL Ferrara presente in questa bella iniziativa, la giornata di ringraziamento, ecco perché la vostra presenza, che cosa volete comunicare ecco, con la vostra presenza a questo evento? Allora, volevo comunicare questo, intanto grazie a Coldiretti dell'invito che ha fatto alla nostra associazione, volevo comunicare intanto che abbiamo festeggiato i 20 anni di AIL Ferrara e fra non molto saremo anche noi sulla piazza con i nostri prodotti, per aiutare AIL, per aiutare l'ematologia, l'oncomatologia pediatrica, tutte le persone che non godono della fortuna di avere la salute. Quindi un ringraziamento a tutte le persone che ci danno fiducia e sicuramente quello che ci viene dato lo mettiamo a disposizione delle persone bisognose.